Siamo qui in comune perché ieri, con la pioggia e la grandine di ieri, è crollato un tetto al Principe Umberto, anzi più di uno. All'Archimede sono crollati gli oblò che abbiamo nei tetti, sono rotti, un ragazzo si è pure tagliato il labbro con un pezzo di grandine, che, oh mio Dio, non è nulla, ma può accadere sempre qualcosa di peggio. Ricordiamo che 3 anni fa una persona è morta all'interno delle scuole a causa di questo. Tuttavia quello che si continua a fare a Catania e in generale nella nostra città e nella nostra regione è quello di fare solo delle toppe e mai risolvere il problema. Non abbiamo mai lo spirito e la cultura di prevenire un problema, sembra quasi che è meglio curare che prevenire. Inoltre siamo stati già in questo periodo a manifestare anche verso la provincia per i problemi dell'edilizia, abbiamo avuto un incontro alla provincia, ma non si è risolto nulla perché la scusa e la motivazione è sempre la stessa, che non ci sono abbastanza fondi. Abbiamo scoperto tra l'altro che il massimo dei fondi destinabili per un intervento straordinario è di 400.000 euro ed è assolutamente bassissimo per risolvere realmente la situazione che c'è a Catania.